E poi mi dicono: ma voi siete contro, voi individuate i buoni e i cattivi e mettete i cattivi da una parte. Questo non è corretto, proprio come voi che vi ispirate alle dottrine, alla Chiesa, fare questa distinzione sui cattivi e essere contro non è proprio bello. Sì, noi siamo contro, ma siamo contro il male, siamo contro quello che fa male alla società, che fa male alle persone, perché la società è fatta di persone. E quindi è proprio contro questo male che noi vogliamo schierarci, affermando la bellezza della famiglia, perché è la famiglia sana che salva tutto. Perché a combattere contro il male è la famiglia che insegna, la famiglia che cerca di spiegare come si fa a vincere il male. Perché la famiglia è la comunità degli affetti, è il luogo dove è normale stare insieme e volersi bene. Però bisogna capire cosa vuol dire questo volersi bene, bisogna capire cosa vuol dire amare. Amore è generosità, è apertura alla vita, è fedeltà, è dedizione. È mettersi nei panni degli altri, è volere il bene degli altri, perché poi il bene ti ritorna. Amore è donazione, non è egoismo, non è volere qualcosa per sé. E perché la famiglia sia questo luogo di amore, deve esserci un amore fondato su un matrimonio, sulla fedeltà, sull'indissolubilità, sulla generosità, sull'amore tra un uomo e una donna aperto alla vita, capace di accettare il dono che sono i figli e non volerli come un capriccio. È una questione di coerenza, come fai a insegnare l'amore se non lo vivi e non lo vivi fino in fondo? Poi certo si fa fatica, non vogliamo certo nascondere che ci sono errori, che ci sono sbagli, che ci sono cadute, che c'è la misericordia. La misericordia è per coloro che riconoscono di aver sbagliato e provano, si sforzano di fare le cose meglio. Questo è perché noi crediamo nella famiglia. E per chiudere questo discorso sulla famiglia vorrei prendere le parole della enciclica, dell'ultimo, scusate, documento del Papa, l'Amoris Laetitia. Perché parla proprio dell'amore vissuto in famiglia. E sentite cosa dice. Il fine unitivo del matrimonio è un costante richiamo al crescere e all'approfondirsi di questo amore. Nella loro unione di amore, gli sposi sperimentano la bellezza della paternità e della maternità. Condividono i progetti e le fatiche, i desideri e le preoccupazioni. Imparano la cura reciproca e il perdono vicendevole. In quest'amore celebrano i loro momenti felici e si sostengono nei passaggi difficili della loro storia di vita. Questa è la ragione per cui crediamo nella famiglia, in questa famiglia, che è capace di amare e di vivere così. Paolo Pugni, Noi per Milano, Nicolò Mardegan sindaco, vi aspettiamo con il vostro voto. Se avete domande, siamo qui per aiutare insieme a ragionare e rispondere alle vostre domande. Grazie.